Ragazzi, prima di iniziare questo video volevo ricordarvi che questa carriera verrà strutturata in un modo un pochino particolare, nel senso che andrò a giocare soltanto 6 partite: la partita di andata e ritorno col Crotone, la partita di andata e ritorno con il Cagliari e la partita di andata e ritorno con il Pescara. Perché? Perché Crotone e Cagliari sono state le squadre più forti di questo campionato di Serie B, e il Pescara perché io sono di Chieti, non mi sta molto simpatico il Pescara, e perché comunque ha una rivalità accesa col Bari, non che non lo abbiano squadre come Cesena o altre squadre, però insomma personalmente non mi stanno antipatiche le altre squadre, ed ho deciso di giocare le partite soltanto contro appunto le due squadre più forti della Serie B 2015-2016 e la squadra che mi sta più antipatica della Serie B, con tutto il rispetto per i miei fan pescaresi, ammesso che esistano, che mi seguono. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come vedete siamo su FIFA 16 per intraprendere l'ultima carriera ed anche la definitiva di questo gioco, perché poi alla fine le prossime carriere le faremo su FIFA 17. Con quale squadra faremo questa carriera? La faremo con una squadra del campionato inferiore italiano, ovvero il Bari, squadra con 2 milioni di budget e 320.000 di stipendi settimanali. La modalità sarà leggenda, 6 minuti, flessibile, euro, stadio non sarà stadio olimpico ovviamente. Non si utilizzate scariche più recenti, competizione europea per la stagione, anche se volessi, cioè non si potrebbe mai fare perché giustamente il Bari milita in Serie B. Disattiva la prima finestra di mercato estiva, no, ma faremo pochi acquisti anche perché il budget è quello che è. E andiamo ovviamente a inserire il nome dello stadio sperando che sul rumore me lo inserisca davvero. Mettiamo San Nicola, si chiama così penso, sì. San Nicola, lo stadio. Perfetto, non metto stadio San Nicola per non farlo troppo lungo, insomma. Ok, San Nicola, 6 minuti, a me piace così, anche perché ragazzi non farà la differenza, io non giocherò le partite, le simulerò tutte, a meno che non andremo ai playoff e dovrò appunto giocarle. Aspettiamo che fa il download degli ultimi aggiornamenti fatti, le rose aggiornate sono state scaricate, andiamo a inserire ovviamente nome, cognome, nazionalità e chi più ne ha più ne metta. Ok, Technology Maximum, Italia, tuta, blu marino chiara, poi metto magro anche se normale sarebbe meglio. E non so, vabbè dai, mettiamo normale per andare tutti d'accordo. Perfetto, la squadra Bari nomina Maximum nuovo allenatore. Ragazzi, appunto, non andremo a giocare le partite perché ho paura che poi la registrazione vada a scatti. Ho paura che qualcuno di voi resti magari un pochino deluso da queste mie scelte, per cui ho scelto di simularle tutte, a meno che appunto non andremo ai playoff. Quale carriera devo andare a sovrascrivere? Io vado a sovrascrivere la carriera con l'Arsenal, che avevo fatto un sacco di tempo fa e della quale mi ricordo veramente poco. Andiamo a scrivere Bari YouTube. Sei sicuro che volessi sovrascrivere Arsenal? Sì, perché è l'unica carriera che posso sovrascrivere. Con graduazione Technology Maximum, la squadra Bari è stata inviata a un torneo amichevole precampionato. Si tratta di un'ottima occasione per conoscere i giocatori della tua rosa, provare nuove tattiche e farti trovare pronto in vista della nuova stagione. Per il vincitore c'è anche un premio in denaro. Io non voglio rifiutare perché abbiamo solo 2 milioni di budget, sì, 2 minuti. Però ho paura che poi si infortuni qualche giocatore. Noi comunque ce lo rischiamo e prendiamo il trofeo Coppa Internazionale Europea, che si fa giocare in Inghilterra, che ha 3 stelle, che in caso di vittoria darebbe 3 milioni di euro. Alla fine sempre meno, però. Perfetto, siamo qui nel nostro ufficio. Vediamo un pochino la squadra qual è. L'attacco è molto forte, devo dire, di questo Bari. Innanzitutto non capisco perché l'ala sinistra si trovi a destra e l'ala destra si trovi a sinistra. Comunque io non penso troppo all'overall perché sono dei giocatori che già conosco. Il Bari è una squadra che tifo in Serie B, anzi che simpatizzo per essere più precisi. È l'unica squadra alla fine che simpatizzo, e Lanciano neanche troppo. E andiamo a vedere un po' anche l'età di questi giocatori. Ecco, Boateng è un giocatore che non tanto per il suo nome ma piuttosto per le sue qualità. Questo giocatore lo conosco, un giocatore che mi piace molto. E mi devo convocare anche un po' il giocatore, ovviamente devo puntare anche un po' all'overall, ragazzi. Non capisco perché ci sia defendi, centrocampista in difesa. Perché? Allora, defendi. In attenzione, ovviamente lo fa questo Sissoko. Sissoko, scrivetemi nei commenti come si pronuncia, che è un giocatore
che non conosco appunto. E 30 anni 74, mostruoso per la Serie B. Anche Sansone lo è, però Sansone è in prestito, quindi lo lasciamo momentaneamente qui. Comunque dobbiamo andarci assolutamente a prendere un portiere. Guarna in panchina, voglio prendere un portiere superiore. E se avessi messo personalizzato attuale, avrei avuto la possibilità di prendere un giocatore, si chiama, come si chiama, non me lo ricordo più, un portiere svincolato, egiziano, 68 di overall, ottimo. L'obiettivo è vincere il campionato, ecco, puntano secondo me troppo alto, potevano benissimo dirmi acquistare la promozione diretta, però vabbè. Allora, portiere, sul mercato, andiamo a mettere sul mercato e andiamo in... voglio andare in Serie A, me la voglio rischiare, perché alla fine i portieri in Serie A... Tommaso Berni! Ma guarda, Tommaso Berni alla fine di overall quanto può avere? Mi sembra abbia 63, comunque più forte di Guarna, vado a chiedere le informazioni e costa anche molto poco, possiamo vedere. No, beh, comunque andiamo svincolati italiani, andiamo a cercarceli, perché voglio che questa squadra sia più italiana che mai. Serie A team non serve a nulla, ecco, poi zero. Allora, non in lista. Allora, Biati costa troppo, ma comunque qua ci va a cercare dopo tutti i portieri. Lista prestiti, vediamo un po'. Oh, bella, bella, bella roba. Allora, Meret, non so chi sia. Sommarione anche Alastra, già è qualcosa in più, fa Fabrizio Alastra, però non lo so. Emi Lauder, un altro giocatore che mi piace, e poi non c'è nessun altro. Gigi Donnarumma mi sembra sia appena arrivato. Vediamo un po' cosa ci dicono per Tommaso Berni a questo punto. Intanto andiamo a fare gli allenamenti, anche perché io non credo che nessuno verrà convocato dalla nazionale italiana o un'altra nazionale che sia. Non penso, poi non so, magari me la sto gufando, perché odio quando i giocatori vengono convocati dalle nazionali, perché ovviamente poi non me li ritrovo più. Scusate se ogni tanto, ecco, non si muove il joystick, ma fidatevi, non è colpa mia. A Boateng, siccome ha un cognome molto 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 che ispira un pochino ai giocatori forti, li mettiamo supera il tuo uomo. Centrocampisti, Valiani dovrebbe essere il capitano. Non lo so, non è qua il capitano, però vabbè, 34 anni, quindi voglio far salire questo giocatore. Io ho fatto già un paio di carriere col Bari, mi piace troppo questo giocatore, mi sta simpatico. Difensori centrali, dice che è un altro giocatore che stimo molto, perché gli ho messo normale, però io metto ragazzi a tutti quanti difficile, perché devono abituarsi ad allenamenti difficili. Però non alleniamo il portiere, perché non abbiamo ovviamente portieri da allenare, tranne Guarna, e perché questi due non so chi sia, non c'ho neanche la foto, con tutto rispetto. E Guarna ha 29 anni e 62, cioè Neuer ha 30 anni e c'ha 90, non lo so, con tutto rispetto, ma sembra che nella realtà stia facendo bene. Comunque però ci andiamo ad allenare questo qui, Cissoko o Sissoko, scrivetemi nei commenti proprio la pronuncia tra virgolette, magari FC, insomma, non benissimo. Avanziamo e vediamo cosa ci dicono per Tommasone e Berni. Allora, in risposta alla sua recente richiesta riguardante Tommaso Berni, la informiamo che attualmente il giocatore si trova sul mercato e ne invitiamo pertanto a presentare un'offerta. Ok, lo so, anch'io l'ho letto. Comunque io, ragazzi, ci proverei per questo portiere. Offro 200.000, perché non voglio spendere troppo per un giocatore che comunque conosciamo tutti. E voi mi potete benissimo dire, ma questo qui ha 30 anni e comunque 31, che differenza c'è con Guarna? Mi sembra abbia un overall in più, quindi di differenza non c'è assolutamente nulla. Mi vado a simulare questa partita e facciamo come se fosse una partita di campionato. Vediamo un pochino cosa succede. Ammonito Cissoko, io ora per ora lo chiamo così, al secondo minuto. Vediamo un pochino cosa succede. 30 minuti, espulso. No, non va bene, doppia ammonizione. Vabbè, Bari in 10. Non ci siamo. Secondo tempo, ancora 0-0. E gol di Koke del Ipswich, che adesso fa una sostituzione, non ci piace. De Luca, grande De Luca che pareggia. Ammonito Rosina. E poi 90esimo il gol. Mannaggia, ci poteva stare un bel gol al 90esimo. Comunque 1-1 in 10, non penso sia male. Cissoko però mi sta deludendo, perché sei il giocatore più forte di questa squadra insieme al tuo amichetto De Luca. Non va bene che tu
ti faccio espellere. Così io amo le espulsioni, però su FIFA vedi di non farti espellere. Comunque, andiamo un pochino avanti. Ci sta comunque, appunto, ripeto, un pareggio. Accetta l'Inter. La nostra amata e bene amata Inter accetta, gli mettiamo 5 anni. È un giocatore importante per non rischiare che poi magari 32 anni ha. Tra l'altro potremmo anche fargli fare la riserva, non sto dicendo che debba fare per forza il anzi ditemelo voi qui sotto nei commenti se deve fare la riserva o il titolare, alla fine di o la riserva di Guarna o il titolare superiore a Guarna. E vabbè, facciamo giocatore molto stanco, ma finché non si lamenta lui lascio così. Vediamo che hanno messo, ok, Doncor, giocatore in prestito dall'Inter, terzino destro in questa partita, Viking Bari. Vediamo un pochino cosa succede. 20 minuti, il gol di Rosina al 21esimo, anche a ammonizione di Doncor, ma va benissimo. E c'è il pareggio però di Pedersen. Jorgensen ammonito, tanto difende a posto di Cesare, che avevo visto era molto stanco. 70 minuti, 80 minuti, Rosina, ancora lui, e ci portiamo a casa la prima vittoria del torneo estivo. Grande Rosina, grandissimo Rosina, posto da titolare che se prima era sicuro adesso è ancora più sicuro. Straordinario, una doppietta importante, credo abbia fatto la doppietta, importantissimo. Sono in via scontata, sono contento per il nostro terzino destro, e Berni accetta. Noi andiamo ad accettare, ci se ne vanno veramente pochi soldi, ragazzi. E questi sono, alla fine sono i giocatori ai quali dobbiamo puntare, giocatori che in grandi squadre fanno terzo secondo portiere, che poi alla fine qui possono fare i titolari. Io per ora lo vado a mettere, che poi questo qua mi calcia a 64, cioè più di tutti, ed ha alla fine 21 anni, quindi anche lui non sarebbe, non dobbiamo sottovalutarlo. Mentre Gorio lo andrei comunque a cedere. Ditemi voi cosa devo fare con questi tre portieri, Berni, Guarna e Mikai. Ditemi chi deve fare secondo voi il titolare, chi la riserva e chi il terzo. Io penso che vada benissimo magari Berni o Guarna titolare, uno dei due riserva. Però c'è questo qui che comunque è anche più overall, quindi decidete voi. Comunque va benissimo secondo me avere tre portieri più Gori, che adesso andiamo a mettere subito in lista prestiti, perché quattro portieri per una squadra di Serie B secondo me sono troppi. Berni non l'ho preso per simpatia, ragazzi, ma perché un portiere come lui secondo me può farci sempre comodo. E ad essere sincero non avevo neanche visto che Mikai come si chiama, ma aveva più overall. Qua c'è uno sterminio, ritiro per Gemiti a fine stagione, ritiro per Valiani e ritiro per Contini. Ma che è? Vabbè, comunque Contini è tra l'altro anche in prestito, mazzate brutto, Porcari in prestito al non so quale squadra. Comunque Porcari è un buon giocatore, bisogna dire la verità, però non lo richiamo perché poi ci si vanno a togliere troppi soldi. Caputo un grande ex, ma non, anche se raga è un grandissimo giocatore, nel senso che guardate qui, elevazione 91, accelerazione 81 e velocità scatto 81, statistiche da grandi campioni, però 69 è molto meglio Maniero, assolutamente. Poi 27 anni, ce lo lasciamo bello là dove sta. Ligi non ci serve a niente. Galano, grandi statistiche. Magari consigliatemi voi nei commenti quali giocatori andare a riprendere, quali giocatori no, non andare a riprendere. Sabelli in prestito al Carpi, buon giocatore anche lui, nulla di che. Però Aia, De Luca in prestito, sarà un bel giocatore. Comunque penso che faremo una sola stagione, quindi ovviamente Giorgino Busquets, Dezi, Sansone già lo sapevo, giocatore che costa di più in questa squadra. Del Grosso, una marea di giocatori in prestito, non è molto positivo. Tutino anche, chi è Tutino? Ah, dal Napoli, ok. Ragazzi, mi auguro che questo episodio non duri troppo, ma comunque eccolo qua, Stefano Gori, con tutto il rispetto, prestiti 2 anni perché è giovane ed ha una buona prospettiva. Gli altri non li faccio nulla perché contro l'Ex, come si chiama? Excelsior, perfetto. Per ora facciamo giocare Berni, almeno in questa partita, vediamo cosa accade. Siamo al 12 luglio 2015 intanto. Ah, infortunato, ma io li odio questi tornei per questo motivo. Però non è ancora uscito, vediamo un po' di cosa succede. Mannaggia Maniero, mannaggia. Il bomber infortunato, ma De Luca la mette dentro al 39esimo, benissimo. Maniero adesso viene sostituito da Puskas. Vediamo cosa succede, ammonito, ci sto con... Puskas 2-0, Giorgino Puskas, e il Bari si porta a casa la seconda vittoria su 3 di questo torneo. Ma c'è
una brutta notizia, quella dell'infortunio di Maniero, che 5 settimane, io insomma non so bravo a matematica, però 5 settimane, mamma. È negativo perché sarà fuori per tanto tempo, però penso che per l'inizio del campionato più o meno dovrebbe esserci. Sale di dribbling, di controllo palla Boateng, si avvicina ancora di più, anche se ancora lontano, al 68 di overall. Mannaggia Maniero, mannaggia. Vabbè, questi giocatori sono comunque impossibili per noi. Consigliatemi nei commenti qualche acquisto da fare, ma penso che alla fine non possiamo fare quasi nulla. Andiamo ancora avanti. Offerta per il trasferimento di Stefano Gori, Modena, prestito per 2 anni. Farà sicuramente il fenomeno contro di noi quando affronteremo il Modena, ma ragazzi, io devo mandarlo in prestito perché abbiamo già 3 portieri e lui in questo caso credo sia di troppo. Perfetto, ci salgono un pochino gli stipendi e va benissimo, giocatore in prestito, mi va molto 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 bene. Strano che siano arrivate subito queste offerte, anche perché non è proprio un fenomeno. Ah raga, si può tornare un attimo indietro? No, non si può tornare indietro, volevo far giocare Guarna. Comunque seguiamo questa partita, 20 minuti, nessuna novità, 30 minuti, segna Vellios, e poi pareggia però dopo 4 minuti De Luca, 1-1. Andiamo un po' avanti, vediamo cosa succede. 60esimo, 2 sostituzioni per noi, una per i nostri avversari. Vellios ancora, ma loro sono in 10, andiamo a fare il 2-2, andiamo a fare, no, 1-2, quindi ci eliminano dal torneo. Io penso di sì. Sì, ci eliminano dal torneo, la prossima partita sarà contro il Latina in Team Cup. Peccato. Allora, offerta per trasferimento di Gaetano Castrovilli. Allora, 59, COC 18 anni, non vorrei venderlo sinceramente, però in prospettiva non è che sia così ottimo, diciamoci la verità. Però noi possiamo sempre fare una controfferta di 850.000, vediamo cosa ci dicono. E però 4 milioni alla fine, un acquistino ce lo faccio. E scusate se un attimo ho bloccato il joystick, mi sa che è meglio se lo uso tenendolo fermo tanto qui sul tavolo, tanto non è che devo giocare io. Anzi raga, penso che la partita contro il Latina la giocherò però ovviamente nel prossimo episodio, perché queste sono partite decisive. Vi parlavo dei playoff, ma mi riferivo ovviamente anche a queste partite, parlavo un pochino in generale. Tra poco concluderemo l'episodio proprio quando arriverà la partita contro il Latina. Intanto io direi di avanzare un altro po' perché siamo in pieno mercato. Terni, di conseguenza non siamo più interessati al giocatore, può dunque, ok, va benissimo. E sale Boateng di agilità, arriva a 75, comunque sono buoni dati, possiamo dire. Andiamo nell'ufficio, aggiornamenti che non ci servono a nulla, cioè Luis Suarez, come se avessi possibilità di prenderlo. Poi magari in 3 stagioni ce lo portiamo, però vabbè. Eccolo qua, siamo arrivati ad agosto, io mi fermo qui, faccio l'ultimo allenamento. Potrebbe salire Boateng, vediamo cosa succede. E sale di controllo palla e di resistenza, scusatemi, si avvicina al 70. Io ho salito anche Puskas, mi sembra, non questa sessione di allenamento, comunque è salito di 1. È tornato Maniero, questa è una cosa molto positiva. Ragazzi, siamo al 3 di agosto, mi fermo qui anche per dare la possibilità a voi di magari consigliarmi qualche giocatore da prendere, ma non penso che ci sia la possibilità di farlo. E tra veramente poco, vediamo quando, ci andremo a giocare la partita contro il Latina il 16 agosto, poi il 29 ci sarà la prima partita, però andremo a simulare di campionato. E vi faccio un attimo vedere quale partita giocheremo. Latina 16 agosto. Mamma mia, sono quasi affilate. Crotone 12 settembre. Cagliari 19 settembre. Qua nulla, 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 nulla. Nulla. E
Pescara 5 dicembre e poi ovviamente il ritorno di queste tre partite che vi ho appena elencato. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi invito a lasciare 20 mi piace per un prossimo episodio della carriera e noi ci vediamo nel prossimo video, sempre Forza Inter, ma per essere un pochino in tema, Forza Bari. Ciao ragazzi!